Sono a Lisbona con HP, quest'oggi non si parla né di smartphone, di tablet e tantomeno di PC. Dietro di me c'è infatti l'immensa esposizione dell'evento Printing Reinvented, la protagonista oggi è infatti HP Inc., ovvero la divisione adesso diventata azienda a sé stante che si occupa proprio della stampa, il mercato del printing, sempre fiorente sul mercato ovviamente business ed enterprise. Vi faccio fare un giro, vediamo quelle che sono le novità più interessanti, anche prodotti, perché ci sono tre nuove stampanti. HP Inc. continua a spingere sull'innovazione con la nuova line-up di stampanti professionali. La direzione intrapresa è chiara, la casa americana sta infatti puntando tutto sulla riduzione dei costi, la sicurezza, il flusso di lavoro e i costi ambientali. Questi sono quattro dei punti definiti più sensibili per i consumatori, non solo quelli business ma anche quelli enterprise. Su tutti è stata prevista poi connettività completa per un'interazione rapida tramite dispositivi mobili, a patto ovviamente che ci siano tutte le credenziali per l'accesso. La sintesi di queste belle parole sta nei prodotti presentati nelle scorse ore a Lisbona, su tutti la nuova serie PageWide, che riprende il nome da questa tecnologia, definita proprio da HP come la più rapida, efficiente e sicura della classe. Il concetto è semplice, la struttura delle stampanti PageWide prevede infatti che siano solo i fogli a muoversi a grande velocità sotto le testine, fisse e capaci di iniettare fino a 10 milioni di gocce d'inchiostro al secondo. Quindi circa 75 pagine al minuto, stampate sia a colori sia in bianco e nero per la versione top e 45 pagine circa per quella base da 299 euro. HP si presenta quindi sul mercato con un portfolio più ampio e sostenuto da tre differenti tecnologie, con la PageWide che in solo i due anni si è guadagnata il 22% di market share tra tutte le sue stampanti. L'occasione è buona per il lancio di altri prodotti, non potevano quindi mancare le nuove OffiJet Pro. Qui non si parla di approcci rivoluzionari, ma HP ha lavorato per ridurre ulteriormente i costi per pagina, adesso inferiore del 50% rispetto ai modelli laser, senza contare prezzi aggressivi e dimensioni ancora più contenute. Infine la scansione, perché sulle nuove OffiJet è possibile acquisire da entrambi i lati e stampare a gran velocità, tra queste anche la Pro 8210 e la più economica arriverà a maggio a 129 euro. E poi ci sono le LaserJet Pro, due nuove stampanti per piccole e medie aziende che puntano tutto sulla rapidità d'esecuzione. HP sostiene infatti che entrambe siano le più rapide della categoria nella stampa di una pagina da spente. Prezzi compresi tra 399 e 490 euro, da aggiungere ovviamente l'IVA su tutti questi prodotti dedicati essenzialmente al mercato business. Insomma, HP Inc. dimostra di essere viva più che mai dopo la scissione dalla vecchia HP. Il settore printing d'altronde non conosce crisi, in Italia vale 3 miliardi di euro l'anno secondo le ultime stime ufficiali. Adesso il prossimo step è la stampa 3D, in lavorazione da tanto e forse pronta a debuttare proprio nei prossimi mesi, almeno così ci hanno sussurrato.